Dal punto di vista del cittadino, che cosa vuol dire questo consenso? Beh, come dicevo, il fascicolo sanitario elettronico è del cittadino e di conseguenza, se i dati vengono posizionati in una realtà consultabile da chi dice il cittadino, serve doverosamente la firma di consenso del cittadino. Questi dati, considerate che più sono e nel momento, diciamo così, della consultazione da parte di un operatore sanitario, meglio predisporranno ad un sistema di cura più proporzionale alle condizioni cliniche di quel cittadino. Quindi il nostro presupposto è che possano in effetti tutti i cittadini permettere il posizionamento di questi dati nella maniera più completa possibile dal momento della nascita fino al momento della consultazione in rete. Però vanno chiarite alcune cose. Esattamente come senza la firma del cittadino non è possibile mettere questi dati in rete, il cittadino può anche scegliere se i dati possono appartenere al passato, se in rete saranno solamente gli attuali o comunque i futuri. Esattamente come il cittadino può decidere se oscurare alcuni momenti specifici del suo stato di salute passato. Quindi praticamente la privacy nel 70% dei dati presenti nel fascicolo sanitario elettronico è gestita dallo stesso cittadino. In alcuni casi specifici, e purtroppo molto gravi, il garante sulla privacy interviene oscurando doverosamente questi dati. O meglio, nei casi in cui si tratti di informazioni di vittime legate a abusi sessuali, alla pedofilia, purtroppo, ad un abuso di sostanze psicotrope, ad un alcolismo cronico, all'abuso di sostanze o comunque all'uso di sostanze stupefacenti, nei sieropositivi, in quel caso questi dati vengono doverosamente oscurati e quindi si avranno solamente i dati clinici, ma senza il nome e cognome del cittadino portatore, purtroppo, di questi momenti negativi del proprio stato di salute. Questo oscuramento che invece il cittadino può fare dei propri dati, parziale, totale o comunque legato a qualche momento specifico della sua vita sanitaria, può essere revocato o può essere attivato in qualunque momento lui voglia. Quindi il consenso informato oggi è possibile darlo, domani è possibile negarlo. Oggi è possibile oscurare alcune informazioni che non volete che siano all'interno del fascicolo sanitario, esattamente come voi potrete metterle in chiaro il giorno successivo. Quindi grandissima libertà di gestione da parte del cittadino che lui stesso può caricare i dati, esattamente come può farlo con l'aiuto di un medico di medicina generale o un operatore sanitario. Partecipare a questo grande momento innovativo è, direi anche doveroso, perché di fondo nasce per migliorare il sistema di cura dei cittadini italiani.